Amici e amiche di Radio Speranza, ben trovati a Speranza Sport da Massimiliano Spiriticchia. Antonio De Leonardis, buongiorno. E allora Antonio, abbiamo ancora tutti negli occhi la finale, è giusto definirla finalissima questa volta di ieri, ne parleremo tra poco perché insomma questo Argentina-Francia passerà alla storia, certo. È inutile negarlo insomma. Purtroppo però abbiamo anche negli occhi altre immagini che riguardano il Pescara che in Serie C ancora una volta insomma ha collezionato una brutta sconfitta, stavolta sconfitto in casa per 1-0 dal Picerno e, insomma cominciano a non essere più solo episodi. Beh, più che cominciano finiscono perché oramai la crisi va dalla... Anche perché è finito il girone d'andata, esatto, quindi la prossima partita sarà l'ultima con l'Avellino e purtroppo dalla partita col Catanzaro il Pescara è andato in discesa libera, voglio dire, ha battuto tutti i record, oramai adesso è a meno 13 dalla prima, è a meno 7 dal secondo posto, che prima sembravano, prima della partita del Catanzaro sembrava addirittura che potesse competere il primo posto. Il problema è veramente una squadra in netta crisi di identità. L'allenatore pure insomma ha avuto solo elogi finora, ieri ha detto questa non è la mia squadra, bisogna che se lo chieda lui perché, voglio dire, capire perché questa non è più la sua squadra. Sicuramente non è solo un problema di rinforzi, anzi io ci credo pochissimo, i rinforzi servono per aggiustare una squadra, questa in questo momento è una squadra veramente in discesa libera, nel senso che non ha più punti di riferimento, non dà punti di riferimento, può perdere con chiunque, è difficile che vinca anche con le piccole. Le altre sono cresciute, Pescara è veramente un'altra squadra in effetti, ma questo è un problema che deve risolvere l'allenatore, a prescindere da tutto. Sicuramente c'è il mercato che non può dare delle soluzioni, ci saranno dei ritocchi da fare. Però ci sono tantissimi problemi in tutti i reparti, è una squadra che ha perso la sua identità, questo è il problema, quindi in questo momento c'è poco, l'unica cosa che poi ti può far gioire è il fatto che comunque il terzo posto è quasi blindato, però insomma è poca cosa rispetto, visto che c'è ancora un girone di ritorno da giocare più i playoff, questa è una squadra da ritrovare e da rilanciare. Io non vedo in che modo, però chiaramente non faccio allenatore, quindi e nemmeno il direttore sportivo, quindi devono essere loro a cercare di sistemare la cosa, a capire quali sono i problemi anche all'interno del gruppo, perché insomma quando le cose vanno male evidentemente ci sono anche problemi che prescindono dal gioco che si fa la domenica, insomma, quindi è veramente un momento molto, ma molto difficile e anche di difficile soluzione. E intanto in questi giorni il Pescara Calcio ha aderito a un'iniziativa, quella dell'Archivio Sportivo Nazionale, e allora ci racconta tutto la nostra Benedetta Pisano. Pubblicità. Bentornati cari ascoltatori di Radio Speranza da Benedetta Pisano. Allora, torniamo a parlare anche oggi con Giorgio Pileggi, responsabile del progetto dell'Archivio Sportivo Nazionale, proprio di questo importante e bel documento che va a raccontare la memoria storica delle squadre di calcio italiane e delle loro città. Allora Giorgio, bentornato. Grazie Benedetta e ben trovata anche a te. Rispetto a quello di cui ci hai parlato, ecco, nelle scorse piccole interviste, oggi volevi dare un po' una lettura un po' nuova, un po' diversa a questo documento, giusto? Beh, devo dire Benedetta che questi due giorni sono stati veramente intensi. Veramente abbiamo ricevuto tante telefonate. Anzi, se mi permetti, nel frattempo do subito il numero di telefono, che è lo 085-442-9986, 085-442-9986. E ci hanno chiamato in tanti, Benedetta, perché in effetti abbiamo scaturito quella che dicevo proprio ieri, l'emozione. Ma un altro valore importante che scaturisce questa straordinaria opera d'arte è proprio la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale, e in questo caso della Pescara Calcio, perché rivivere quei momenti straordinari dove si vedono tutti i tifosi che comunque sono in festa, dove comunque è un passaggio storico per questa bellissima città, è stato un momento particolare. Ricordo che cos'è questo cofanetto d'artista.
è un cofanetto all'interno del quale vengono sviluppate 25 tavole fotografiche fatte chiaramente in un modo straordinario. Accanto a queste 25 tavole che raccontano la storia della promozione del Pescara Calcio, c'è proprio questa opera d'arte fatta da Peppe Marchegiani, che è un grandissimo maestro che conoscono in tanti, che rappresenta proprio la città di Pescara. Tu pensa, Benedetta, che, anzi, invito i radioascoltatori ad andare direttamente sul sito a digitare archivio sportivo nazionale, perché addirittura il presidente Sebastiani della Pescara Calcio, al quale abbiamo regalato quest'opera d'arte, pensa se l'ha messa direttamente dietro le sue spalle. È stata un'esperienza straordinaria. Quindi in chiosa invito tante persone a chiamarci, perché noi andremo a spiegare che cos'è questo progetto dell'Archivio Sportivo Nazionale, e do subito il numero 085 442 9986. Lo ripeto nuovamente: 085 442 9986. Perfetto, grazie ancora a Giorgio Pileggi, responsabile del progetto dell'Archivio Sportivo Nazionale, ricordiamolo ancora una volta, e con tutti gli ascoltatori, anche con te Giorgio, ci sentiamo domani. Grazie a te, Benedetta, un saluto caro ai radioascoltatori. Telefonate, 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 perché è un'esperienza straordinaria. Radio Speranza in blu. Bentornati sulle frequenze di Radio Speranza, qui a Speranza Sport, Antonio De Leonardis. Insomma, al di là di quelli che purtroppo sono le note negative di ieri del Pescara Calcio, invece ci sono quelle meravigliose immagini della finale. L'abbiamo definita la finalissima dei mondiali, ed è stata una vera e propria finalissima, è così? Ma guarda, secondo me è stata la finale più bella che io ricordo. Insomma, io ho visto la prima nel 58, quindi l'anno di Pelé, voglio dire, e le ho viste tutte, ma questa è stata una partita bellissima, emozionante, colpi di scena, grandi campioni, da una parte Messi, dall'altra Mbappé, grandi squadre. In particolare credo che l'Argentina l'abbia meritato per come ha giocato, ma soprattutto ho visto un Messi praticamente padrone della squadra. Non era il Messi che faceva solo prodezze, è stato quello che ha trascinato la squadra. Dall'altra, un vero capitano, sì, credo che, insomma, che questa sia l'ultima acuto della sua splendida carriera, ma è stata una cosa straordinaria. Così come dall'altra parte questo ragazzo, questo Mbappé, che insomma 24 anni è già un fenomeno, sarà sicuramente una stella per i prossimi mondiali. Anche ieri a me dava l'impressione, insomma, lui non l'ho visto mai in affanno, cioè quando partiva, qualsiasi momento della partita, ha riaperto una partita che sembrava compromessa. È stata veramente una grandissima finale. Credo che sia stata questa la cosa più bella di un mondiale, che comunque lascia tante amarezze per che sappiamo, cioè per la gestione, per come per quello che è stato combinato nella preparazione, anche con la storia delle tangenti e via dicendo. Quindi restiamo nell'ambito sportivo, è stato veramente una bella finale di calcio, è veramente da ricordare, come hai detto tu, insomma. Assolutamente sì, e la ricorderemo a lungo, perché insomma i campioni non muoiono mai. Poi c'era anche un po' d'Italia, perché qualche giocatore argentino ha origini italiane, quindi insomma, certo sarà contento Papa Francesco, credo. Beh, penso pure lui, insomma, lui tra l'altro, insomma, voglio dire, credo che sia anche particolare tifoso di Messi, visto che insomma nazionale di nascita. Sì, direi proprio di sì. L'ho anche detto qualche volta, quindi insomma. Sì. E invece, sempre a proposito di soddisfazioni, ne sono arrivate dal basket in carrozzina per noi abruzzesi, vero Antonio? Ma certo, è arrivato il primo acuto dell'Amicacci, il primo appuntamento. Questa squadra che insomma oramai a livelli nazionali si ripete, finali di scudetto e via dicendo, questa volta ha vinto la Supercoppa, la prima uscita, ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Brianteo per 57-60, quindi
un acuto importante, conferma della continuità di questa società a livello nazionale, quindi veramente una bella impresa che, insomma, fa capire che anche la stagione ci potrebbero essere anche altri successi nel corso della stagione. Lo speriamo sempre, perché abbiamo, insomma, grandi aspettative anche su questa squadra, non certo. Lo nascondiamo. Invece nel basket, nel resto del basket abruzzese, che cosa è accaduto? Ma il resto del basket, sono 70 amarezze per il Chieti, che addirittura ha subito l'ottavo KO consecutivo, quindi un momento di crisi, ultimo in classifica. Dispiace per Raiola, questa è una squadra che va comunque potenziata, perché è la squadra che ha perso tantissime partite nelle battute finali, dopo aver dominato, quindi è una fragilità che secondo me va curata anche con qualche innesto importante. Poi invece in Serie B continua il momento magico del Roseto, che dopo questa falsa partenza adesso è arrivata alla settima vittoria consecutiva, è al terzo posto, a 4 punti dalla prima il ruvo di Puglia. Insomma, sta facendo il campionato che ci aspettavamo tutti dal Roseto, perché è sempre protagonista. In C Gold, anzi in B ovviamente, l'ennesima batosta del Pescara, che comunque ha un organico non all'altezza nella categoria. Mi chiedo come mai abbiano voluto per forza fare questo campionato di Serie B, nonostante non avessero le condizioni giuste. In C Gold è tornato al successo l'Amatori, ma ha giocato, per la verità, una partita veramente brutta. La partita è finita 49-47 a Isernia, con una vittoria che comunque mantiene l'Amatori sulla scia del nuovo basket aquilano, che continua a guidare la classifica. Insomma, quindi un momento con luci ed ombre nel basket abruzzese. Invece nel calcio a 5? Guarda, il calcio a 5 c'è stata una bella partita del Pescara con il Napoli, finita 2-2, con il protagonista tra l'altro è stato Mammarella, quindi a conferma delle qualità di questo intramontabile, direi, portiere, che sì, oramai sono quasi 20 anni che sta a livello grandissimo. È stato, insomma, il periodo è stato anche più forte del mondo, è stato premiato. È un periodo che vanno, insomma, quelli un po' più agile, stagionati, diciamo, vedi Messi, esattamente, il momento vedi fatte le debite proporzioni anche Mammarella, diciamo la terza età più o meno, che funziona, voglio dire. Io ovviamente, vista l'età, sono contento noi siamo sempre rinfrancati, esattamente. Poi, insomma, tra le imprese da ricordare c'è anche un nuovo trionfo nel volley. Cioè, dopo la vittoria del campionato mondiale del Perugia, c'è stato il bis delle donne di Conegliano, che hanno conquistato appunto la campionato del mondo. Quindi, insomma, nel volley oramai l'Italia è a livelli altissimi, con la nazionale sappiamo quello che ha fatto in estate, e adesso le squadre di club addirittura hanno vinto tutti e due i titoli in palio. Insomma, l'Italia vola nel volley, potremmo dire. Esatto, vola volley. Poi voglio dire che c'è stato, sempre a livello nazionale, nel nuoto, ai mondiali in Australia, ovviamente c'è stata un'altra infornata di medaglie da parte dell'Italia, addirittura 19, ha fatto una grandissima impresa, al terzo posto nella classifica dopo le grandi, anche questa è una conferma. E nello sci c'è Sofia Goggi, che continua a stupire nello Special G, anche questa direi che è una conferma. Quindi voglio dire, ci stanno tante, soprattutto anche a livello nazionale, mentre ecco la pallanuoto le cose non vanno molto bene, nel senso sì, che il Pescara ha perso di nuovo, questa volta però giocava con la capolista, ha perso nettamente 16-5 col Visnova, resta all'ultimo posto, mentre in Serie B il Club Acquatico è riuscito a conquistare un pareggio, si tiene comunque a galla nella posizione, diciamo, d'attesa per,
per tentare comunque di, con i playoff di arrivare al salto di categoria. Anche insomma, lì oggi siamo in forma, tenersi a galla nella palla nuova è fondamentale, direi. Eh sì, non era voluto però. No. Quindi insomma, voglio dire, è stata un'altra, direi una, è da ricordare questa giornata di ieri per, veramente per questa finale, sì, che insomma è stata veramente entusiasmante. A me è piaciuto tantissimo, io ti dico la verità, ormai il calcio non mi diverte molto di solito, perché il livello di gioco non mi piace, voglio dire, sì. Però quella di ieri ha riconciliato con il calcio, credo, qualcuno che piace il calcio. È qualcosa di, credo, da ricordare, perché veramente è stata una grandissima partita con grandissimi giocatori. Assolutamente sì, poi insomma giocatori che hanno dato veramente tutto in campo, certo. non si sono risparmiati minimamente, e soprattutto la cosa che ha sorpreso forse me in particolare è la grande lucidità dell'Argentina. Sappiamo che gli argentini vivono tutto con molta passione, molto calore, no? Sì. Mantenere quell'equilibrio, quanto è importante mantenere quell'equilibrio emotivo in una gara come quella. Ma credo che molto ci sia di Messi, perché Messi è stato veramente il leader di questa squadra, mentre prima era il grande campione, che insomma era oltre la squadra. Io questa volta ho visto Messi che veramente è stato il vero capitano di questa squadra, il trascinatore, è stato anche nei momenti difficili, è stato sempre lui, ma non solo nella partita di ieri, credo in tutto il mondiale è stato, perché insomma l'Argentina ha avuto anche momenti difficili, sì. Qualificazione ai rigori contro l'Olanda in particolare, esattamente, però erano sempre in piedi. Ieri ho rivisto con molto piacere un grande Di Maria. Spero insomma, per te Juventino possa essere una panacea. Facevo riferimento alle origini italiane, sì, esattamente. È stato veramente il grande protagonista della prima mezz'ora, è stato lui. È chiaro che non stava nelle migliori condizioni e quindi l'allenatore lo ha sostituito quando insomma già la partita sembrava già chiusa, però è stata una grande prova di Di Maria. È lui che ha indirizzato la partita in quel modo, con le sue, insomma, era incontenibile lì sulla fascia, è stato veramente devastante per la Francia. Bello, è stato bello tutto, veramente mi ha riconciliato con lo sport. Io sono stato contento che l'ho visto con uno dei miei nipoti, c'ha 8 anni, credo che lui la ricorderà. A me è successo, ti faccio un piccolo aneddoto, sì. Nel 54 avevo 9 anni e c'era il mondiale in Svizzera e c'era un amico, uno degli amici d'infanzia che ha avuto la fortuna di andare a Roma, dove c'era la televisione in quel, sì, periodo, e quando tornò ci raccontava di Puskas, di queste è un ricordo indelebile, perché vissuto attraverso gli occhi di un amico che aveva visto in TV la partita. Quindi penso che anche per i ragazzi questo sia uno spot che li riavvicina anche allo sport vero, quello che deve essere al di là di tutto, deve essere soprattutto un gioco, una capacità di affrontarsi in maniera corretta. È stata veramente una bella cosa. Tralasciamo magari tutto il resto, cioè il Qatar e tutto quello che ha portato, sì, sì, che si è portato dietro, purtroppo. Ci teniamo anche la favola del Marocco, nonostante. Ma sì, secondo me sì, anche questa è stata una bella favola. È stata una partita, teniamo conto, insomma, Marocco, nel Marocco c'erano almeno metà dei giocatori che giocano in Serie B in Francia, sono di origini francesi. Veramente è stato la vera rivelazione, è stato il Marocco. La grande conferma è stata Messi e insieme a lui l'Argentina. Assolutamente sì, e con queste parole noi ci salutiamo. Tra 7 giorni saremo, insomma tra breve, anzi nelle prossime puntate saremo ancora, sì, qui a raccontare appunto i fatti sportivi. Il Pescara giocherà venerdì, credo, e quindi insomma ne vedremo veramente delle belle, speriamo, credo. Che ne vedremo delle belle, sì. Speriamo. Per il momento un saluto a tutti da Massimiliano Spiriti, Antonio De Leonardi, salve.